Come volevasi dimostrare, a distanza di un mese siamo tornati a Centrogiano, dove un'area di 5.000 metri quadri è stata presa in carico dal comune per essere riqualificata, almeno nelle intenzioni. All'arrivo delle prime ruspe, i residenti di via Campo Calabro, in particolare, manifestarono tutti i loro dubbi in merito a un'operazione ritenuta discutibile perché priva di chiare prospettive e soprattutto di risorse. Prima, oltre al degrado, qui c'era anche un'oasi verde con centinaia di specie arboree realizzata negli anni da un cittadino a proprie spese. Oggi c'è questo. Prima avevamo comunque tutto verde, alberi, era tenuto benissimo, senza alcun problema. Hanno chiesto il parco, quando abbiamo saputo questo abbiamo chiesto: ma verrà veramente un parco? Ci sono i soldi? Chi lo gestisce? Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Sono andati avanti nonostante i nostri proteste, ma accertiamoci prima che venga un bel lavoro. E da più di un mese, davanti alle finestre della mia camera da letto, ho immondizia, zingari che vengono a raccogliere le cose. I nostri incubi si sono fatti in realtà. Qui, come avevamo detto la volta scorsa, è diventata ormai una discarica a cielo aperto. Il comune ha detto di nuovo che i soldi sono pochi e quindi questo è il risultato. E adesso che è stato trovato anche Eternit, credo soltanto in un punto, ma sembra anche in altri punti, allungheranno molto i tempi di realizzazione di questo fantomatico parco che al momento è una discarica. Che la questione divida la comunità di Centrogiano lo dimostra quanto accade poco dopo il nostro arrivo. Si innesca un acceso confronto tra i residenti di via Campo Calabro e quei cittadini che si riconoscono nel comitato di quartiere Casaletto di Giano, al quale il decimo municipio avrebbe assegnato la gestione e la manutenzione del futuro parco. Stiamo parlando dei baracchi, le baracche non sono le mie. No, sono Io di quelli abito che qua, è abitato. davanti, e allora. E allora lei comincia a spostare il muro perché non sta sulla Che proprietà. cosa, scusa, devo spostare io? Così, Ma che cosa lo fai questo parco qua? Le voglio, voglio ricordare quello che mi avete detto quella mattina. Ma lei abita su questo quartiere, si interessa del quartiere. Ma lei comincia a Ma pulire, ha lei detto si che facevate interessa tutto del questo voi. quartiere che fino a Sì, voi le ecco, è quel bel quartiere che mi ha loro. lasciato. Ma perché l'amianto hanno trovato l'altro ieri. Chi ce l'ha messo? Ma ci ho messo io la mia. Sono 2 settimane che la ditta non sta venendo più, hanno trovato l'Eternit pure sottoterra, insomma, quindi noi che viviamo davanti a questo scempio è sicuramente una cosa non gradevole. Non trovo giusto che il comune che deve poi azionare una ditta e deve dare in concessione il parco non si interessi e neanche faccia, non so se poi il comune o l'unità giardini, neanche venga qui costantemente a vedere come procedono i lavori. Restano i dubbi su un'operazione dai contorni poco chiari. Intanto non abbiamo trovato nessuno che sia riuscito a vedere il famoso progetto di riqualificazione e all'ufficio ambiente litorale del decimo municipio non risulta alcun atto ufficiale che assegni la manutenzione dell'area a soggetti terzi.